Nessun vampiro si farebbe mai dire da qualcun altro: ti ho fatto ascendere. Zero rischi, troviamo il vampiro che dorme, paletto nel cuore come i bei vecchi tempi, e risolviamo la faccenda. Quello che mi fa pensare è il fatto che Galjit non abbia voluto mettere in pericolo la vita di Madama Talavar. Il fuoco non è soltanto distruzione. Il fuoco è vita. Un lucchetto si può aprire con uno schiocco di dita. Un portone può essere fatto esplodere con una magia o dell'esplosivo. Una persona morta può essere fatta parlare, facendo scorrere la trama nelle sue vene per qualche istante. Una lingua si può imparare, per quanto antica. Ma un messaggio cifrato richiede tempo, richiede astuzia. E non ci sono molti modi per velocizzare questo processo. Val, Nadar e Moloko sono i primi a tornare alla casa sicura, che al momento risulta vuota. C'è soltanto Ruben, il ragazzo, l'elfo dei capelli neri che avete intravisto quando avete conosciuto Galjit. Sì. Che vi accoglie guardando appunto all'esterno, se c'è qualche sguardo indiscreto che sta allungando la vista, chiude la porta e vi fa entrare. Mentre invece Momo, Gwenzor e Karren devono allungare un attimo per lasciare i vestiti, la carrozza, Pasnafiliend, alla villa di Madame Talavar, che non chiede troppe informazioni, se non soltanto quelle che riguardano lei, in modo che se qualche altro nobile gli chiedesse, lei saprebbe esattamente cosa è successo quella sera per poter mantenere, diciamo, una copertura. Quindi voi ritornate accompagnati da Pasnafiliend bene o male mezz'oretta dopo l'arrivo dei vostri compagni alla casa sicura. Volete farvi una mezz'oretta da soli o preferite aspettare il loro arrivo? Con il fatto che durante la prova io mi sono insozzato non poco, ti fai un bagno. Vorrei tornare a casa e chiedere a Ruben se c'è un mini lavabo, qualcosa con cui io possa togliermi l'armatura e cominciare a scrostare lo sporco e se non mi serve più il lavoro sotto copertura anche togliermi la fuligine, queste cose qui. Beh, tanto la fuligine al massimo la si può rimettere. Sì, esatto. Sì, Ruben ti porta appunto in un angolo della casa dove appunto c'è una grossa tinozza d'acqua dove tu puoi tranquillamente metterti a darti una sciacquata e lavare poi l'armatura senza problemi. È quasi un rituale per me, nel senso che proprio tolgo l'armatura in un certo modo, la scrosto come se fosse la cosa più importante della mia vita e poi me la rimetto, ovviamente tutto con molta molta calma. Ne approfitto per riragionare, riassumere compostezza, esco dal personaggio che ho interpretato fino adesso. Per me nulla di così complicato, l'unico accorgimento è che posso tornare a riequipaggiarmi con le spade d'argento che avevo ovviamente evitato di portare a giro per i peggiori vicoli del posto, quindi... Nel mentre che aspetto a questo punto, comunque sto con loro, bene o male, non guardate che... farsi bagno. Beh, oddio, se Nadar vuole. mi lava la schiena. No, più che altro magari potrei provare a consultare i miei libri. Tu che libri hai dietro? Non lo abbiamo mai effettivamente deciso. Allora. Sicuramente da lore ho qualcosa sulle bestie. Quello sì. Sai che appunto le maschere della notte erano guidate da un gruppo di vampiri, potresti andare a leggerti qualcosa per quanto riguarda i vampiri. Sì. Se vuoi. Sì, mi sembra l'idea migliore. Va bene. Quello che sai sui vampiri sono quello che un po' tutti sanno, quello che racconta il volgo. Quindi non è che detestano, rifuggono la luce del sole, dormono non necessariamente in una bara, non è tanto la bara il punto focale, è una questione proprio di dove è stato sepolto. E in assenza di ciò deve dormire sotto un certo quantitativo di terra
della terra dove è stato sepolto. I vampiri sono legati molto spesso a un luogo, ma c'è qualche testimonianza di vampiro itinerante che si portava dietro la terra dove era stato sepolto per permettersi di poter girare per i reami. Io te lo sto riassumendo, ma devi immaginarti che sia tutto molto più articolato, quasi fosse uno studio, un saggio sulle creature, anche un pelo romanzato. È una via di mezzo tra un saggio e un racconto. Chiaro. Dopodiché arrivano anche Karren, Wenzor e Momo. Allora, entriamo in stanza. Momo è tipo completamente presa dal biglietto che ha in mano, cioè proprio cammina senza guardare. Oh, ciao! Ehi là, com'è andata, ragazzi? Spero che ve la sappiate cavare con i messaggi in codice. Anche loro hanno un messaggio in codice. Sono vecchi giochi dei nani, robe con cui ci divertiamo. Ce l'avevo quasi fatta però, zio. Ma infatti sei stata molto brava, vedi qua, il trucco è la prima parola. La prima parola probabilmente si rivolge a qualcuno. Asukurm e. Se noi mettiamo sotto custode, vedi che ogni lettera corrisponde e va avanti di due. Quindi possiamo provare, tipo, la E di custode diventa una C. Sottraiamo due a ogni lettera, la C sottrae due diventa A. Questo potrebbe essere un codice molto elementare, ma che potrebbe funzionare. Il trucco è trovare una parola che potrebbe funzionare, tipo sì. Una o un articolo oppure custode. Ero partita da una parola più piccola io. Fammi vedere. Io mi avvicino a Karren nel frattempo mentre loro confabulano, no? N. Ah, L, M, N. Signorina, abbiamo craccato il codice. Sono confusissimo perché immaginate che andavano a una festa da ballo, tornano con un cifrario, non capisco il collegamento. Ho paura a chiedere a Karren perché potrei uscirne con meno informazioni di quelle che ho adesso, con più confusione, però ci proviamo. Dubita. Siamo arrivati fin qua e dubita. Karren, cosa? Un cifrario? Eravate su una pista da ballo, che c'entra? È proprio quella la parte affascinante. Dovevi vedere come piroettava la ragazza. Ok, ma? Ma niente. Abbiamo un mandante, abbiamo un nome, abbiamo un collo da aprire. Sempre che parli di aprire colli, mamma mia, fai qualcosa, vai in seduta. Non lo facciamo da un po', ragazzi. Partiamo dall'inizio, cioè, cosa è successo? Abbiamo parlato con tante persone colorate che usavano parole molto difficili. Ok. Ho parlato con tante persone, troppe persone, e alla fine uno di loro si è scambiato un biglietto con un'altra e sono andata a prendere quel biglietto. Ho fatto un po' un pasticcio, ma l'ho preso. Un pasticcio tale da mettere nei guai la tua sosia o un pasticcio che è tutto ok? No, ha detto di no. Ok. Peccato, avrei voluto vederti con un vestito da sera. Domanda, io ho sentito lui che diceva custode, cioè nel parlare del cifrario. Sì, era la domanda che avevo avuto era quella che ho sentito. O sono ancora siete in tutti nella stessa stanza. Okay. Tu sei nell'angolo, ma senti. Grazie, Moloch. Un giorno andremo in un posto magari un po' meno bello e metterai un vestito anche più bello del mio. Intanto però ti ridò la sciarpa che mi è stata piuttosto utile. Giusto. E gliela riporgo. Quindi siete riusciti a trovare questo biglietto che avete sottratto da una persona sospetta? Il custode, magari? Questo non lo sappiamo per certo. Il biglietto è diretto a lui però. Già. C'era un sacco di gente, ok? C'era un sacco di gente, tutti vestiti, tutti. Dovevate vedermi, io mi sono spacciato per un altro. E una tiefling mi è caduta quasi ai piedi. Non gli credo neanche per un istante. Sì, ma vabbè. Fatto sta che abbiamo trovato questi due nobili di cui ci parlava anche Madame Talavar. A quanto pare due di loro stavano confabulando e stavano tramando qualcosa. Uno dei due ha dato questo messaggio all'altro. Ma la nostra Momo, tipo così, mentre lei è lì che studia, sì. Quelle cose lì, ha recuperato il messaggio in codice. Signore e signori, la protagonista. Molto brava, molto brava. Grazie. E voi invece? Cosa sta facendo il lucertolone là dietro? E lì che pulisce. Sì, vi do le spalle, infatti mi giro. Sì, scusatemi. Vedete che praticamente non ho il pezzo sopra dell'armatura perché lo sto ancora scrostando. Ah, petto nudo. Petto nudo. Ma almeno ho messo la parte sotto. Noi abbiamo principalmente scoperto che Nadar è molto più figo da incazzato e da cattivo. Ma veramente tanto. Sareste stati fieri di lui, sì. Io non ne vado fiero. Però lo so, è proprio per questo che... Le lezioni all'Accademia sono tornate utili. La cosa curiosa è che siamo tornati anche noi con una specie di messaggio in codice. Per farlo non siamo andati in una serata di gala, ci siamo letteralmente sporcati. Chi più chi meno. Chi più chi meno. Nel nostro caso ne siamo tornati con un indovinello. Non solo un indovinello, abbiamo un indovinello e un orario, che secondo me
è altrettanto importante. Già. Un orario. Un orario, domani a mezzanotte. Un appuntamento galante, quindi spero. Già. Se vi domandate dove, è proprio lì la natura dell'indovinello. Scoprendo la risposta, potremmo individuare il posto per l'appuntamento della banda delle fogne. E questa banda delle fogne, alla fine? Gente poco raccomandabile? Lascio, guardo Nadar, dando per scontato che sia lui a voler dire, perché... Erano dei poveracci, bloccati tra l'altro sullo stesso enigma che abbiamo noi. Hai presente il detto, taglia la testa al serpente? Esatto. Questi quattro hanno perso da poco il loro capo e non sanno cosa fare, non fanno un cervello tra tutti. Quindi avete trovato gente a livello di Val? Non dargli retta, hai fatto un ottimo lavoro. Ti ringrazio, Nadar, non ti preoccupare. Ormai, purtroppo, ci sono abituato. Non vorrei, ma ci sono abituato. Sarei curioso di sapere in cosa consiste il vostro messaggio criptato. Il messaggio cifrato si risolve, esatto, spostando la lettera che trovi scritta con quella che la succede. In questo caso di due lettere. La A diventa una C. Infatti, una cosa che aveva detto Madame Greyrose è: ricordati, oggi c'è la luna crescente, che è la seconda fase lunare. Le maschere della notte, ogni tanto, per mandare messaggi a alcune persone non particolarmente importanti, per cui si utilizzano metodi ancora più complessi, utilizzano un sistema basato sulla fase lunare presente nel momento della scrittura del messaggio. Ok. In questo caso, Momo si mette a leggere. Custode, il nostro tempo sarà infinito, ma non la nostra pazienza. Il tuo lassismo sta creando un brusio fastidioso per tutto il Dragomare. Ci aspettiamo dei risultati al più presto, o come ti abbiamo fatto ascendere, ti faremo cadere. Non deluderci ancora. Firmato, i maestri della notte. Quindi il custode è un vampiro. E viene minacciato. E viene minacciato. Assolutamente sì. Non è detto che il nostro tempo si riferisca anche al destinatario della lettera. Non salterei a conclusioni, anzi sarei più incline a pensare che, visto il tono di questi maestri della notte, il custode sia di rango inferiore. Una pedina. Sì. Nessun vampiro si farebbe mai dire da qualcun altro: ti ho fatto ascendere. Che io sappia, anche in Dungeons & Dragons esistono varie sottoclassi di vampiri. Intendi clan vampirici? Sì, componenti che all'interno di un clan vampirico contano meno degli altri. No. Vampire spawn e vampire. Sì. Cioè l'unica differenza, nel senso, ci sono i vampiri puri e i vampiri... E le progenie vampiriche. E le progenie vampiriche, esatto. Però nel caso chi viene fatto diventare un vampiro conta di meno rispetto a dei vampiri che allora, lo sono da sempre. Qual è la differenza? No, in realtà no. Okay. C'è una differenza tra vampiri e progenie vampirica. Esatto. La progenie vampirica è chi è stato morso e trasformato in vampiro, che io sappia. La progenie è sotto il controllo mentale permanente del suo maestro. È come Astarion, per dirvi, no? Se stai giocando Baldur's Gate 3, Astarion è una progenie vampirica che grazie al girino ha perso l'influenza del maestro. Sì. L'unico modo in cui una progenie vampirica può diventare vampiro è bevendo il sangue di un vero vampiro, che non deve essere necessariamente il suo maestro. Fino a quel momento, e i vampiri, prima di dire sì, to, te lo sei meritato, ciaone, sono fissi in servitù. I veri vampiri sono... Però mentalmente hanno il loro raziocinio, cioè sono servi. Sì, ma non possono rifiutarsi di... Sono raziocinanti, ma non con libero arbitrio. Ok, divertente, non ci ho capito nulla, però. Ma l'hai tradotto? Sì, ma comunque non capisco cosa vuol dire. Cos'è questa cosa di cadere, ascendere? A quanto pare ci sono delle dinamiche di potere piuttosto malate qui in gioco. È quel tutto il Dragomare che mi preoccupa. Il Dragomare è molto, molto grande. Può anche trattarsi di un insulto. Sì, certo. Può essere che l'influenza del custode non abbia raggiunto tutte le città, ma per dire che risuona il suo fallimento per tutto il Dragomare, magari è solo... Potrebbe. Metaforico? Sì. Un'iperbole. È quello che mi auguro, almeno. Considerando quindi che le maschere della notte sono dei vampiri,
E probabile. Prendendo in considerazione questo enigma che ci dovrebbe portare al luogo di appuntamento per il lavoro, dove le speranze un tempo ascoltate ora vengono disattese nella polvere, e lo sto leggendo a voce alta anche per voi, tra i sussurri degli alberi e i lamenti del mare. Io l'unica informazione che sono riuscito a trovare, è, consultando un attimino i miei libri riguardo i vampiri, è che nel momento in cui vengono trasformati in vampiri, questi soggetti devono riposare necessariamente sotto la terra nel quale hanno ricevuto il rituale per diventare vampiri. Questo non implica necessariamente che loro debbano dormire lì sul posto, ma per loro è fondamentale avere la terra che fa parte di quel posto. Possono anche spostarla e sotterrarsi da un'altra parte, ma devono utilizzare quella terra, è un vincolo. Te lo sei segnato tu l'indovinello che ti hanno fatto? Sì, e ve lo posso girare, ragazzi. Gentilmente. Dove le speranze un tempo ascoltate ora vengono disattese nella polvere, tra i sussurri degli alberi e i lamenti del mare. Un momento, lasciamo un attimo da parte il nostro indovinello. Non ci avete detto in possesso di chi era questa lettera inizialmente, perché era ovviamente il destinatario di questa lettera. La lettera è stata data da una signora elfica, Madame Greyrose, a un umano in armatura, Vecner. Ci sono buonissime probabilità che o l'umano sia il custode o il messaggero che avrebbe dovuto portare al custode la lettera. Sì, a questo punto. Qualunque sia la soluzione del nostro enigma, se troviamo questo umano, forse troviamo il custode. Karen sta ancora pensando alle brutte vibe che gli ha dato Vecner. Cosa sappiamo di questi due soggetti? Chi sono? Vecner e l'elfa, intendo. Mm-hmm. Madame Filomena ci ha spiegato che Greyrose è una signora che sta in zona da almeno 5 anni. Invece, no, Vecner non me l'hai detto, quindi non me l'ha detto. Vecner, anche lui da un annetto, e di frequentare la corte da 6 mesi. Ok. Non è da tanto tempo che stanno qui. Ma cosa fanno? Dove alloggiano? Sapete qualcosa in più? Sono dei signori annoiati. Teoria. Momento complotto. Lady Greyrose ha dato la lettera a Vecner, vero, signorina? Sì, io ho atterrato Vecner e gliel'ho presa. Qui parla di qualcuno che è stato fatto ascendere. Così come è stato fatto ascendere, verrà fatto discendere, o cascherà, o quello che è. È possibile che o Vecner sia il custode e che venga ricattato, utilizzato come galoppino o comunque come faccendiere da parte delle maschere della notte, o di questi, com'era? Maestri della notte. Maestri della notte. E che quindi, come è stato fatto ascendere da progenie a vampiro vero, possano rimpiantarlo sottoterra con un bel paletto in cuore, e che non stia facendo abbastanza bene il suo lavoro, in quanto qualcuno è stato fermato mentre cercava di rubare gli attrezzi. Oh, giusto. O che comunque non abbia preso abbastanza artefatti magici. Giusto, giusto. Adesso, questo posto, di questo indovinello, noi sappiamo già che è un punto di incontro a mezzanotte di domani. Mezzanotte, sì. Se ve l'hanno detto loro, sì. Sì, gliel'ho detto poco fa, sì, gliel'ho detto poco fa. A me suona di tempio sconsacrato. Sì. In un posto che si trova tra una foresta e il mare. Beh, il mare c'è. Basta individuare una foresta sulla mappa. Com'è che si chiama? Robin? Roberto? Rebus? Come si chiama? Ruben. Chiamo Ruben. Ruben, sì, lo sapevo. Era per metterti alla prova, per vedere se stavi ascoltando. Il tuo amico dov'è? Sta lavorando. Sta lavorando? Anche noi stiamo lavorando, ma siamo qua. Già. C'è modo di contattarlo? No, non adesso. Dobbiamo aspettarlo? Posso esservi utile? Sì, magari Ruben ne sa abbastanza. Stiamo cercando un posto che potrebbe essere un tempio sconsacrato o qualcosa del genere, posizionato tra la foresta e il mare. Ti viene in mente qualcosa? Qui a Westgate? Sì, o nei paraggi. Lui si sposta verso un tavolone dove c'è appunto una mappa di Westgate, e dopo un 10 minuti buoni di controllo di lente di ingrandimento su alcune zone della mappa e simili, viene da voi e vi dice: ci sono vari templi sconsacrati in giro per Westgate, niente di particolarmente importante, ma l'unico che è vicino a una zona boschiva e vicino al mare è un tempio sconsacrato di Stiscia a nord-ovest. Tiro su religione, tiro su... storia? Su storia. Voi no. 9 più 3, 12.
6 più 4 più 3, 13. 13. Entrambi ricordate alla lontana che Istish è un dio neutrale primordiale dei mari e della purificazione. Guardando la mappa di Westgate dite sì, ha senso che il tempio si affacci sul mare, un po' come per accogliere i marinai che arrivano al porto per tutto un discorso di cambiamento, di buona fortuna, di buon viaggio e, okay, okay, e simili. È molto possibile che quello sia il tempio, che quello che vi sta indicando Ruben, che sia il luogo dove potrebbe esserci questo incontro. Ruben vi indica proprio il punto dove c'è il tempio, vi spiega che è su un'altura, praticamente si affaccia su una scogliera, quindi è abbastanza in alto rispetto al resto della città. Nessuno di noi era a conoscenza di questo posto, quindi sono molto molto contento dell'approccio che alla fine abbiamo usato. Assolutamente sì. Avremmo perso un sacco di tempo, tantissimo. Mm-hmm. E comunque, trattandosi di Stichia, se non ricordo male, è una divinità legata al mare e alla purificazione. Ha tutto molto senso. Dove le speranze un tempo ascoltate ora vengono disattese nella polvere. Secondo me dovremmo trovare il luogo di preghiera di questo tempio. Purificazione hai detto, vero? Sì. Sì. Scusa, è un controsenso che i maestri della notte si trovino in un tempio sconsacrato della purificazione. Infatti è sconsacrato. Sì, ma hanno il senso dell'umorismo questi maledetti. Io mi avvicino a Gwenzor. Dica. Ripetitore arcano. Sì, è quello che ho costruito io. Dettagli. Come funziona esattamente? Nel senso, va messo in una posizione esposta perché funzioni? Mi dicevi che funziona solo con determinate magie, giusto? Sì, sì. Correggimi se sbaglio, ma funziona con magie che non causano danno, perché il danno verrebbe causato al ripetitore arcano. Il ripetitore arcano convoglia le magie e le moltiplica. Quindi funziona con magie che creano effetti, una magia che crea acqua, una magia che crea una nube velenosa. Controllo mentale su tutta la zona. Potrebbe funzionare controllo mentale, infatti non ci avevo mai pensato. Il tempio è in, sì, una situazione di vantaggio dal punto di vista di altezza rispetto a... Non è... non immaginarti su Perga, su Torino, non immaginarti una, okay, così alto. Immaginati piuttosto tipo... Però è sul mare. Ma è sul ciglio della tipo scogliera? Tipo promontorio? Sì, è nei pressi della scogliera. Ok. Sul ciglio dei pressi, quindi mi aspetto che non sia... Dalla mappa non riuscite a capirlo. Sarà abbastanza vicino, forse, al precipizio, okay, che si affaccia sul sotto. E anche l'altezza non riuscite a delimitarlo dalla mappa. Non è una mappa gigante, specifica. Però potete immaginare che sia un posto abbastanza alto. Chiedo a Ruben. Quanto è distante da qua il tempio di Istichia? Istichia. Qualche ora e dovreste essere lì, a piedi. Beh, se abbiamo tempo fino a mezzanotte di domani, penso che abbiamo anche tempo per un piccolo sopralluogo, mm-hmm, magari non proprio di quelli, sai, armi sparate, pensiamo, sì, col mitragliatore. No, ma anche perché in realtà forse potrebbe essere più utile che noi ci presentassimo come proprio interessati a lavorare per loro. Alla fine... Abbiamo superato il test. Esatto, c'era un indovinello che portava la Gilda delle Fogne al luogo designato per... L'incontro con il custode. Esatto, quindi... E se invece facessimo irruzione di giorno? Zero rischi, troviamo il vampiro che dorme, paletto nel cuore come i bei vecchi tempi, e risolviamo la faccenda. Sì, ma c'è un particolare. Questo vampiro è anche l'unico modo che abbiamo per capire chi sono questi maestri della notte. E trovare Jan Janssen. Non sappiamo se è un vampiro, ma sappiamo che probabilmente lo sono i maestri della notte. Hanno detto di essere immortali. C'aveva i dentini. Li aveva. Lui non li ha visti, ma ha percepito qualcosa di strano. Per quanto mi riguarda, non ho ancora abbastanza informazioni per capire chi dovrebbe effettivamente morire e chi no. Più che altro ne parlerei con Galgit. A me sembra più divertente andare all'incontro a mezzanotte. Certo, grasse risate, Val. Non vedo l'ora di farmi ammazzare contro un muro da un vampiro. Ma ti assicuro che con Nadar ci si diverte in questi luoghi e con questo genere di persone. Comunque, Ruben, tra quanto dovrebbe tornare Galgit? Non lo so, non so nemmeno se tornerà nei prossimi giorni. E non hai un modo per contattarlo? È no. Lui che ci ha ingaggiati per... E per la sua stessa sicurezza. Non ci ha detto che cosa avremmo dovuto fare se avessimo trovato il luogo di appuntamento? Ci ha detto che aveva troppe cose per le mani e che avremmo dovuto gestire qualcosa in sua vece, ed è quello che stiamo facendo. E allora, per quanto mi riguarda, sta a noi decidere. Sì. L'elfo non è stupido, se ha detto che possiamo sbrigarcela da soli vuol dire che ha fatto due conti. Io direi che per oggi può bastare. Abbiamo raccontato tutto quello che c'era da raccontare, abbiamo risolto gli enigmi che erano da risolvere. È la prima cosa che possiamo fare domani. Se torna Galgit, bene, ci parliamo, abbiamo un confronto in più, una testa in più. Se non torna, facciamo
come decideremo noi di fare in gruppo. Sono d'accordo, dormiamoci su, domani decideremo. Io chiedo a Ruben se c'è un giaciglio, un lettino, una roba di paglia, qualunque cosa. Qualcosa di simile, e vi porta al piano di sopra e vi fa vedere delle stuoie, quelle spighe legate da dei fili, poca roba. Si vive povero qui, dei sacchi mezzi pieni di paglia. Alcuni di voi hanno magari il sacco a pelo dietro, robe del genere, quindi può essere un po' più comodo. Sì, abbiamo il giaciglio, cioè dovremmo averlo tutti da avventuriero, sì. Gli metto una mano sulla spalla e gli dico, è finché mai, Ruben, grazie. Posso parlarvi un attimo? Certo. Non in privato, non preoccuparti. Stiamo facendo la cosa giusta, nel senso, sì, abbiamo bisogno di riposo. È stata una serata e giornata anche molto lunga per tutti quanti, ma non rischiamo di dare a queste bestie il tempo di riorganizzarsi o fare altro, non lo so, forse abbiamo in mano la chiave di questi enigmi. Dobbiamo sfruttarla oppure no? Stai facendo una domanda intelligente, ma al quale non possiamo darti una risposta, Nodar. Val ha fatto notare che, sì, per quanto sarebbe emozionante, sarebbe anche pericoloso andare a casa di questi esseri di notte. Però non posso fare a meno di pensare che forse proprio questa notte faranno del male a qualcuno. Mi rimetto a voi, perché non so decidere. Ammetto di non averlo preso in considerazione, Nadar. Forse potreste aver ragione. E io più che altro continuo ad avere dei dubbi. Tu hai detto che hai strappato la lettera a questo signorotto. Sembra una cosa molto importante, lo è sicuramente. Se ne sarà già accorto. Beh, gliel'aveva appena messa in tasca la signora. Se ne sarà accorto 10 minuti dopo che siete andati via? Con ogni probabilità. Signor Nadar, lei inizia ad aver ragione troppo spesso per i miei gusti. La cosa che mi fa preoccupare, se fossi come il mio mentore, è che se veramente hai strappato la lettera a questo custode ed eri nei panni di Madama Talavar... È lei che è in pericolo anche. Se l'intuito non mi inganna, è possibile. Certo, era la mia prima domanda. Karen aveva già trovato il posto dove mettere il giaciglio, stava iniziando a fare così, e poi si è detto, ma non è che potrebbero fare male a qualcuno, ma non è che... Io voglio dormire, voglio dormire! Hanno ragione, ma voglio dormire... Sentite, il problema è anche che siamo stanchi. È incredibile che voi mi facciate rinunciare al sonno! Non ti facciamo rinunciare al sonno, Karen. Se posso, dice Gwenzel mentre sta sistemando la maca, la Madama Talavar sapeva benissimo i rischi che correva quando ci ha aiutato. E è stata informata di quello che abbiamo fatto quando siamo tornati da lei, quindi... Solo di quello che la riguardava personalmente. Il fatto che è cascata ed ha preso la lettera. Esatto, non ha voluto sapere niente delle info. Sì. Però appunto, sapeva i rischi che correva quando ci ha voluto aiutare. Io capisco tutte le vostre buone intenzioni, però stamattina avevamo Urmaspir. Siamo stanchi, siamo provati e abbiamo bisogno di dormire. Cosa sono 20 minuti, 30 minuti di cammino in confronto a una vita umana? Rischiare di ritrovarci a dover sostenere un combattimento privi di forze mette a repentaglio la missione. Per me la missione viene prima. Quello che mi fa pensare è il fatto che Galjit non abbia voluto mettere in pericolo la vita di Madama Talavar. È una persona da proteggere. È un asset. Ma adesso non siamo in grado di proteggerla. Non chiedere troppo a te stesso, non chiedere troppo ai tuoi compagni. Io preferisco proteggere i miei compagni che proteggere una persona sinceramente sconosciuta. In questo momento è importante per qualcun altro. E perdere una risorsa. Se dovessimo metterla ai voti, io starei... Incredibile che lo dica io. Starei col draghetto qua. Sì, anch'io. Deluso da se stesso. I più stanchi possono rimanere qui. Non mi piace l'idea di dividerci e non mi è piaciuto farlo in passato, ma chi vuole può rimanere qui e qualcuno può andare al palazzo. Come dicevo, per me è più importante la vita e l'incolumità dei miei compagni di squadra. Se Momo o te decideste di andare lì, non vi lascerei da soli, però non sono d'accordo nell'andarci. Dovessimo decidere di andare, dovremmo farlo però anche di soppiatto, perché comunque stiamo iniziando a creare un certo via vai verso quella tenuta. Già. Quindi attiriamo troppo l'attenzione. Via blocco ha ragione. È un'idea nobile, stupida, ma nobile. Mettere a repentaglio noi, le nostre vite, la missione, il lavoro di Galjit e di Ruben.
Ruben, tu non hai modo di avvertire Madama Talavar. Madama Talavar è una donna che sa tenersi al sicuro, ma di certo saperlo potrebbe essere più comodo. Se volete posso andare io a fare un salto e ad avvertire i suoi servitori in modo che le riferiscano il messaggio di stare particolarmente attenti. Anche solo di farle recapitare una missiva, qualcosa con scritto il materiale dopo che è stato decifrato, ci fa pensare che lei potrebbe essere in pericolo. Conoscendola non vuole sapere il contenuto dell'informazione. Senza divulgarlo, solo avvisarla di osservare cautela, di essere prudente. Certo. Grazie, Ruben. Va bene, non fate casino mentre non ci sono. Ti sei guadagnato una birra? Non bevo. Che se ne va? Un succo di frutta? Mentre sento che vuoi. Ruben sparisce letteralmente nella notte. Io aspetterei il suo rientro prima di eventualmente riposare. Aspetterei il rientro di Ruben. Io? Escluso quello, sono a posto. Riposo gli occhi. Perché l'ultima volta che hai messo giù il giaciglio l'hai dovuto ritirare su, quindi tipo tempo 5 minuti sentite lui yes. Cominciare a russare. Io mi vorrei prendere un attimo con Sisko. Momo è cotta, cioè proprio provata da tutto quello che ha passato. Il corsetto, stringe. Ma anche comunque tutta questa socialità, la musica, il casino. Vuole solo stare un po' tranquilla e dormire. Mette il giaciglio di fianco a quello di Karen e si fa cullare dal russare. Le ricorda che un po' quello del papà. Moloco? La stanchezza sopraggiunge pure in Moloco, quindi tira fuori il giaciglio che ha nella sua borsa d'avventuriera e si addormenta lì, secco. Va, l'aspetta. Io aspetto. Nadar, sì. Finisci di pulire e... Faccio molta, molta fatica a prendere sonno, preferisco. Sono stanco, sono lì un po' ciondolante, ma cerco di rimanere sveglio il più possibile. Ok, allora vi lascio a voi due, che siete svegli, e tu che sei in un angolo con Sisko. Sì. Sisko. Mi siedo vicino a Sisko, sono una bella pacca sulle spalle. Bravo Sisko, ti sei comportato bene. Sisko parla o fa solo non rumore? Non l'ho definito, e il manuale sia di Eberron che di Tasha non lo specificano se il difensore di ferro può comunicare in qualche modo. Conosce linguaggi? Non lo so, dovrei controllare su Eberron. Lui comunica. Capisce il linguaggio del creatore ma non può parlare. Capisce? Grazie, ok. Capisce il linguaggio del creatore non ma è, non può non è in grado... No, non può parlare. Parlare, allora, no. Allora, però può comunicare. Ok. Autointelligenza, okay. Ok, io decido che Sisko ha una campanella interna come il vecchio di Breaking Bad. Molto bello, io pensavo a una lavagnetta che tira fuori e scrive, però no. No, lui parla solo per sì e no. Va bene. Sisko Salamanca. Diciamo che è una comunicazione mentale molto semplice, però ci intendiamo. E che va sempre comunque in contemporanea con il ting. Va bene. Ting, ting, un tin era per il sì e due ti per il no. Hai... Mentre eri qua, hai visto qualcosa di strano, qualcosa che potrebbe tornarci utile? Lo zuzzurellone ha fatto qualcosa di particolare? Tin tin. Tieni gli occhi aperti stasera, eh? Che faccio che andiamo a cercare guai. Tin. Bravo ragazzo. Tin. Valle Nadar, volete interagire tra di voi o...? Io vorrei solo avvicinarmi a Nadar rapidamente. Nadar, io... Non riesco pienamente a capire perché non dovresti andare fiero di quello che hai fatto oggi. Non è stato onestamente niente di assurdo, ma ti direi che fino a una certa il fine potrebbe giustificare alcuni dei mezzi. Non so come la pensi a riguardo, ma magari dovresti aggiungere un po' di flessibilità. Verso te stesso, intendo. Mi sembri uno che tende a punire tanto la propria persona, oltre che gli altri. Mi ricordo io una persona con cui ho viaggiato per un po' di tempo. Mi diceva delle cose molto, molto simili e... ci sto lavorando. Ma non è facile, perché ho paura di cullarmi sugli allori e usare questa cosa che il fine giustifica i mezzi come una scusa per fare qualsiasi cosa. Certo. Ho un orgoglio personale e una responsabilità. Questa volta ho fatto un'eccezione e mi sento... sporco più di quanto non sia fisicamente. Spero solo di aver fatto la cosa giusta. Ho avvelenato una persona. Ho minacciato di morte, di botte, molteplici persone. Sì. E tutto ricordando sempre molto, molto bene i volti delle persone che ho visto mentre camminavamo per Westgate. Tutte quelle persone che non potevo aiutare. Non lo so. Fatti carico di troppo e non sarei utile a nessuno. Sappi che quello che hai fatto stasera ha sicuramente aiutato noi e che probabilmente in realtà le tue minacce hanno scoraggiato eventi peggiori delle minacce. Ci sono anche queste opzioni. È
quello che spero, in cuor mio. Però grazie. Perfetto. Ti lascio riposare. Pochi minuti dopo torna Ruben. Siete rimasti svegli appunto, sì. Superano quella quarantina di minuti e vi fa soltanto un cenno. Ok, sono, mi alzo di scatto in piedi quando lo fa, cioè sono proprio... Per ora tutto a posto. È stata informata e mi auguro che i suoi servitori e i suoi protettori sappiano prendersi cura di lei. Posta come scelta. Grazie. Dovere. Buonanotte. Buonanotte, Ruben. Buonanotte, Ruben. E solo in quel momento Nadar riesce a scivolare un pochino di più nel sonno, quindi si toglie gli ultimi pezzi di armatura che aveva preventivamente lasciato addosso. E scivola tra le braccia di Morfeo. Il sonno vi accompagna. Non è disturbato per alcuni di voi, al massimo è scomodo, non è esattamente un bellissimo posto, ci sono anche spifferi, l'aria salmastra la rende anche un pelo umida. Non è un bel riposo, ma è comunque ristoratore. La luce del sole, per quanto fioca, quella fastidiosa quando filtra attraverso un banco di nuvole invisibili grigie, che rendono proprio tutto quanto intorno a voi grigio, entra dalle finestre sbarrate dalle travi di legno, svegliandovi piano piano, abbastanza presto. Chi con i propri tempi, immagino, e chi invece, appena un occhio comincia a percepire la sensibilità del sole, vi alzate. Ruben ha messo semplicemente una grossa caraffa di peltro sopra appunto un piccolo focherello da campo messo dentro una sorta di coso di pietra, giusto per scaldare del tè. Molto campeggio. La mattina è a voi, la giornata è a voi. Mi dovete dire voi dove volete andare. Loro l'hanno detto a me e io lo dico a voi, che sennò qua facciamo notte. Ci stiamo avvicinando sempre più sul vivo di questa avventura, e rallentarlo con quella che alla fine è stata una sessione di shopping sarebbe stato un pelo noiosetto. Quindi ve la riassumo, oltre che locandiere faccio pure il mercante. Al risveglio i nostri avventurieri si preparano all'incontro con il custode, come meglio possono. Quindi level up per tutti, Nadar procede da paladino, Moloko da maga, Karren da stregone e Gwenzor da artefice, mentre Vale e Momo vi classano entrambi prendendo un livello da guerriero. Ma salire di livello potrebbe non bastare, e quindi ognuno trova il suo modo per rendersi utile. Moloko si informa sui vampiri e inoltre ottiene i due dadi a sua disposizione per la sua capacità portento. Un 3 e un 14 a sua completa disposizione. Vedrete poi, non vi preoccupate. Karren recupera paletti di legno per tutti, tranne che per Val, che invece compra 3 pozioni di guarigione e una di quelle la regala a Momo. La Barbara, dando peso a superstizioni e falsi miti sui vampiri, prepara un'abbondante colazione a base di pane all'aglio per il gruppo. Ma quello che si dà più da fare è Gwenzor. Al nano Nadar chiede di ottenere della polvere d'argento, limando i pugnali che gli aveva donato, così da utilizzarla per creare una preziosa boccetta di acqua santa. Una volta compiuto il rito di benedizione, il dragonide dona la boccetta a Val, pronto a fare affidamento sulla sua mira. Anche il mezzelfo chiede aiuto a Gwenzor, domandandogli se il fedele di Gond può fare qualcosa per migliorare le sue armi. Al che Gwenzor mette mano al suo arco, rendendolo capace di scoccare dardi di pura energia senza avere più bisogno di frecce. Forti, preparati e riposati, i 6 avventurieri si incamminano alla volta del tempio col favore della luce. Se devono davvero affrontare il custode, meglio dare un'occhiata al luogo prima dello scontro. Come andrà a finire? Beh, andiamo a scoprirlo! La camminata che avete fatto per uscire da Westgate vi ha dato proprio una forte sensazione di quello che la città comunica a chi la abita ogni giorno. Una bella città con un'architettura particolare, si vede che nei tempi in cui era splendente aveva quella luce all'interno, quella bellezza intrinseca nell'architettura, completamente rovinata dalla sua quotidianità, dallo squallore, dalle ombre anche nei momenti in cui il sole è più alto, dal crimine che serpeggia in ogni istante e in ogni insenatura. Non è un bello spettacolo. Vi sembra come se siete andati a una mostra per andare a vedere un bel quadro e qualcuno lo ha graffitato e imbrattato con parolacce e praticato tagli sulle tele. Tipo il Colosseo, alla fine, esatto. Alla fine sta a fa. Quando vi siete lasciati alle spalle la città e avete camminato per una buona mezz'oretta per salire questa collina che vi porta in cima, da cui si vede tutto quanto il Dragomare e
a est Westgate, avete cominciato a scorgere il tempio di Istisha, una delle quattro divinità elementali del Faerûn. C'è un leggero vento, una brezza che risale dagli scogli molto sotto di voi, risale quest'altura e arriva fino a solleticarvi il viso. L'erba alta che avete calpestato per raggiungere il tempio si muove con serenità mentre il sole del meriggio vi colpisce, dandovi anche una leggera sensazione di tepore. Vi ritrovate lì, state scorgendo appunto il tempio di Istisha non molto distante. C'è un sentiero che porta al tempio? Sì, capisci guardandolo che non viene pestato da tanto. Ok, era quello che avevo... Il tempio in fondo vi è stato detto che è un tempio in rovina, che non viene visitato da chissà quanto tempo. Per darvi un'idea di quello che vedete chiaramente, appunto voi avete questa radura, questa erba alta che risale per tutta la collina che voi state percorrendo, il tempio di Istisha, e vicino al tempio di Istisha c'è un bosco, un piccolo boschetto che si dirama verso ovest. Sul bordo, poco lontano, proprio a una questione di 20-30 metri, dal tempio di Istisha c'è appunto il crepaccio. Saremo, un 50-60 metri sopra il livello del mare. Quindi vi affacciate e sotto appunto potete vedere a strapiombo direttamente il mare e gli scogli. Circostante il tempio appunto vedete che la terra finisce e se vi affacciaste vedreste appunto proprio a strapiombo gli scogli con le onde del mare, del dragomare. È proprio una caduta dritta, non c'è un declivio tranquillo. Come se qualcuno con un coltello fosse venuto proprio a tagliare la terra e a toglierne una fetta. Tendenzialmente più ci avviciniamo, più da buon ranger guarderei se ci sono tracce, perché appunto essendo un luogo che di solito non riceve visite, immagino che se invece qualcuno vi si è recato di recente probabilmente ha lasciato qualcosina, quindi magari è qualcosa che potrei notare. Fammi un tiro su sopravvivenza allora. Sì. 15. Allora, State appunto, 10 più 5. Voi state camminando su questo sentiero poco battuto, vedi proprio come l'erba lo sta lentamente inglobando. Tu, spostando un po' i ciuffi d'erba, camminando, percorrendo appunto il sentiero, noti che ci sono delle impronte. Okay. Ma sono impronte vecchie, il che non è strano per un sentiero, soprattutto se sai che è così poco battuto. Le motivazioni che hanno spinto quelle persone che hanno lasciato quelle tracce a percorrere quella distanza non è data sapere. Potrebbe essere qualcuno che vuole fare pesca estrema. C'ho una lenza lunga 30 metri e voglio usarla tutta. L'ho pagata tutta. Esatto. L'unica cosa però che riesce a vedere distintamente è che non sono impronte che vanno in una sola direzione. Vanno e tornano. Trovo qualcosa? Io che comunque avevo visto Val. Tendenzialmente non penso che sia passato nessuno di qui da un bel po' di tempo. Dovremmo provare forse ad avvicinarci al tempio. Se volete, io avrei la possibilità di trasformare qualcuno di voi in una taglia più piccola. Penso che un essere più piccolo potrebbe trovare più dettagli o poter gironzolare nel tempio con più facilità senza farsi sentire. Trasformare qualcuno in taglia piccola non dà vantaggi ai tiri di abilità, ma sì, se ci sono tipo delle insenature, robe del genere in cui soltanto una creatura piccola potesse passarci, quello sì. Ovviamente in questo caso più è piccolo di base. Più è piccolo. Sì, nel senso, voglio dire, per fare un esempio, e guardo Gwenzor, tu potresti diventare molto piccolo, saresti ridotto 3 volte tanto di dimensioni. Di conseguenza qualcuno di ancora più piccolo, esposto leggermente il capo verso Karren. Ci giriamo tutti verso Karren. Sì, 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 sì. Potrebbe diventare ancora più piccolo e utile alla causa. Potrei schiacciarlo. Sì, però non in questo momento. Prima lo utilizziamo, poi... Non andrà a finire come il dragonide che mi lanciava in giro. Beh, effettivamente però, adesso che ci penso, essendo ancora più piccolo, potresti essere eventualmente lanciato da un Nadar che ha molta forza fisica nelle braccia. Flashback del Vietnam per Karren. Io che vengo lanciato nell'Underdark. Chissà bello. Perché sempre col più piccolo. Anche tu sei già piccola, perché non ti rimpicciolisci tu? Perché non sarei tanto piccolo quanto te. Quanto sei alto, Karren? Non volevo farti questa domanda, ma mi ci stai portando. io guardo le spalle. Ti togli lo stivale e controlli con la sua. Ah, ma con le mani. È alto mezza momo. Mezza momo. Metto a fianco e arrivo al fianco. Esattamente, alla cresteria. Sì, è vero. Pensa quante cose potresti fare, Karren, mentre continui a dire, pensa quante cose potresti fare. Vabbè, tolgo lo zaino, appoggio. Fammi tuo, baby. Domanda.
Ma rimpicciolendolo, posso scegliere di far rimpicciolire solo Karen e non i vestiti? Non lo voglio fare, ma voglio sapere se posso farlo. Genuinamente non lo so, ma non credo. Poso lo zaino senza spogliarmi perché sì. Insomma, queste cose le conosco e metto così. Possiamo farlo un po' più vicino al tempio, sennò c'è le gambettine piccole e ci mette usa. Ci avviciniamo un pochino, direi. Continuate a percorrere la vostra strada e di fronte a voi si staglia proprio il tempio. Il tempio sembra quasi un tempio greco. Colonne che circondano questo tempio che sembra praticamente all'aperto, con però il fondo è metà e metà. Fila di colonne di fronte a voi dopo 3-4 scalini, metà file di colonne che fanno i lati e poi diventa mura e mura a proteggere il retro. Ah, ok. Però appunto è diroccato. Tutto quanto il fronte, le colonne sono praticamente state amezzate dalle intemperie, da chissà che eventi. Ci sono tante macerie al centro del tempio. Il tempio, per darvi un'idea specifica di dimensioni, è largo e lungo un 25-30 metri. Non è un tempio particolarmente grande, e forse proprio per il fatto che metà del tempio è all'aperto, forse... Fammi un tiro su religione. Te lo volevo fare anch'io, a livello storico più che altro, per cercare di capire, perché comunque sono studiata io. Sì, tu sei studiata in potresti essere più studiata in architettura che in religione. 4 più 3, 7. Non ti è capitato, cioè ti è capitato di vedere templi vagamente simili, molto alla lontana, ma un po' per rispetto delle altre divinità e un po' per rispetto di Bahamut stesso non sei mai rimasto a osservare, officiare una cerimonia di un'altra divinità, come se ti sentissi fuori posto, come se non volessi essere di disturbo. Però tu sai che i templi normalmente sono abbastanza più grande, a meno che non si sia proprio in paeselli. Vediamo tracce di passaggio umano recente? Ci sembra di vedere qualcuno? Ci arrivo. Tutta la metà, quella appunto fatta di colonne, è crollata. E al centro del tempio vedete tante macerie, qualche panchina vecchia di legno marcio, ormai andata proprio da tempo. Panchine tipo quelle di una chiesa? Sì, proprio classiche panchine Le da banche, chiesa. Le banche, quindi tipo. Le banche. Come se appunto il soffitto fosse crollato. Quindi vedete, per darvi una mano a visualizzare. Ecco perché è all'aperto. Non dovrebbe essere all'aperto quella parte di tempio. Metà e metà. No, se ti immagini appunto che... Grazie, sia scusato, signore. Guarda, si è portato le prop da casa. No, non le ho portate da casa, è successo e basta. Se questo qua è il tempio, per dire. Fino a metà sono colonne. Qui invece è muratura. Sì. E il tetto copre tutto. Metà facilmente accessibile, un po' all'aperto, del genere, metà invece semplicemente più al coperto. Questa è una cosa che intuisci tu per pura architettura, intuisci che le mura sono sui lati e sul retro per proteggere magari tipo il retro della chiesa dove magari l'officiante deve preparare delle cose, robe del genere. Anche perché il retro è proprio... Alle spalle c'è il crepaccio. Il tetto, la parte che si appoggiava sulle colonne, è crollata insieme ad esse. Quindi il tetto copre soltanto una minima parte della parte invece in muratura, con le mura che circondano. E al centro del tempio, appunto, vedete, ci sono le macerie del tetto stesso, certo. Le colonne crollate male. Non è un bello spettacolo. È presumibile pensare che la parte dove dovrebbe essere il podio, per intenderci... Il pulpito. L'altare. L'altare, sì, la parte praticamente... Non da so cui come... Da cui in chiesa cattolica viene officiata la messa, dici? Esattamente. Se dovessi paragonarla a una chiesa, la parte appunto del podio, dove di solito il prete fa i sermoni, quella dovrebbe essere l'unica parte che forse è rimasta in parte intatta. Potrebbe essere, sì. Ok. Chiaro. Tendenzialmente non la vedete ancora perché è sul fondo del tempio, ci sono un botto di macerie e non vi siete ancora avvicinati. Segni di passaggi. Vi chiederei un tiro di indagare se volete avvicinarvi al tempio. Questo è quello che vedete a colpo d'occhio. No, io non mi avvicinerei, però aspetta, prima parliamone un secondo. Guardo un po' tutti nel dire questa cosa. Ragazzi, io mi fermerei un attimino qui perché se qualcuno abita ancora il tempio, in qualche modo potremmo essere percepiti. E soprattutto, a guardarlo da qua, non mi sembra apparentemente un luogo dove possa viverci qualcuno. Quindi è più probabile pensare che ci possano essere dei passaggi sotterranei. Allora, guardo il tempio, lascio questa volta davvero lo zaino a Val. Lo prendo. Vai, prendilo inutile e minuscolo, vai.
pronuncio la formula magica e voi vedete Arran diminuire piano piano. Però mi piace pensare che i suoi arti diminuiscano prima un braccio poi l'altro. No, no, gradualmente avviene questa cosa. Quindi c'è quel momento di non è né carne né pesce che deformed. E è normale che pruda. Sì, è normale, ma nel senso è normale che come diventate grandi. Ah, un quarto di momo. Hai una durata fino a ingrandire ridurre concentrazione fino a un minuto. Concentrazione fino a un minuto. Hai 60 secondi. Corri. Okay. Inizio a correre molto veloce, ma comunque muovendomi alla velocità di una persona che cammina, perché comunque farò in modo che venga seguito da Natasha per qualsiasi cosa, così io seguirò il suo tragitto. Tu alle tue spalle percepisci adesso alcuni suoni ti solleticano le orecchie, certo, molto più facilmente. Noi sapevamo di Natasha. No, non ce l'ha mai detto. Nemmeno bene. No. Mentre stai scattando verso appunto l'ingresso del tempio, ci saranno gli scalini che saranno un... No, non è vero, non sei così piccolo. Senti un... alle tue spalle. Dici, che cazzo è? Ti giri e vedi un ragno. Non è un ragno enorme, ma tu sei più piccolo. Quindi un ragno che prima era così per te, adesso appunto è così. In proporzione. E quindi tu vedi sta bestia gigante, ne hai visti di ragni giganti, però insomma ti giri e vedi sto coso che letteralmente ti sta seguendo. Io che in quel momento sono gli occhi comunque di Natasha, vedo lui che si gira e mi vede così e gli dico: Natasha, non spaventarlo, cerca di seguirlo un po' più da distante, magari facciamo un tragitto anche un po' diverso. Un ragno che si comporta un po' più cortesemente mi spaventa molto di meno. Fammi un tiro per favore su intuizione. Una vedova nera, poi. Mio Dio. Tu vedi il ragno che ti sta inseguendo? C'è un punto che proprio fa così? Aspetta. Tu guardi sto ragno, c'hai già pronta una palla di fuoco in mano. È bellissimo. Sì, è presente quando caricano le magie in Baldur's Gate? E tu fai un passo indietro e il ragno fa una zampettata avanti. Fai un passo verso di lei e lei fa un passo indietro. Mentre la guardi con la magia caricata così, alzo lo sguardo e guardo loro. E questo che cazzo è? Però il tuo tiro di intuizione ti fa capire che non ha intenzioni aggressive. Capisci che ti sta solo seguendo. Hai già buttato 20 secondi, pezzo d'asino, sbrigati! Corro dentro, ovviamente facendo un minimo di attenzione che chiaro. Ci sia qualcosa o qualcuno. Sembra un po' un parkour video, perché ostacoli che prima per te sì sarebbero stati una piccola noia, adesso invece diventano un ostacolo un po' più impegnativo, sì. Ma punti che normalmente non avresti notato, adesso ci passi sotto senza troppi problemi. Quello che vedi entrando appunto sono queste colonne e pezzi di tetto che sono crollati, erosi dalle piogge e dal tempo. Qualche decennio che probabilmente è in questo stato. I buchi nel tetto fanno filtrare la luce del sole che non è a strapiombo su di voi. E vedi appunto il sole che filtra con questi raggi di luce un po' per tutto il tempio, tenendo un po' più in ombra il fondo dove ci dovrebbe essere il pulpito. In 40 secondi, che sono 4 round, tu usi tutto solo per scattare, riesci ad arrivare praticamente di fronte al pulpito e vedi appunto questo pulpito abbastanza spoglio, con un leggio in marmo molto largo e non così reclinato verso chi officia appunto il tempio, ma molto più piatto. Ok. Ai lati ci sono due statue di cui ormai i lineamenti e le fattezze sono completamente rovinati dal tempo. Vedi che hanno due mani protese, una non ha niente, l'altra però appunto vedi che ha una sorta di vassoio in pietra, puoi immaginare che magari servivano per... offerte. Più che per offerte, perché sono comunque abbastanza in alto, tipo per dei bracieri. Però sono sempre consoni allo stile del tempio al fatto che siano devastati come il resto del tempio. Esatto, ci sono proprio rovinate dal tempo, nessuno cura più niente all'interno di queste mura da decenni. Due cose, mentre entro, hai detto che c'è una pila di macerie in mezzo. Sì. Non dà segni di qualcuno che ha spostato qualcosa, come se stesse coprendo intenzionalmente qualcosa lì in mezzo? Con delle colonne? No, fammi un tiro di indagare. Ok.
14. Tu, ancora un po' piccolino, cerchi di muoverti, provi a spostare una colonna, non ce la fai. Provi a spostare una panca, un po' di fatica la fai. E vedi che no, lì c'è pavimento. C'erano quelle classiche disposizioni di pietre per creare una sorta di design. Yeah. E sotto puoi intravedere un simbolo che può ricordare appunto quello di Stiscia, se mai lo hai visto nei tuoi studi. Okay. Ma niente di più. E nel frattempo, mentre appunto sposti una panca e roba del genere, torni alla tua dimensione normale. E guardo verso il fondo del tempio. Guardo se dalla zona del pulpito mi dice qualcosa, se vedo qualcuno, se no. Sento qualcuno. Ti avvicini? No, in realtà rimango lì, do ancora un'occhiata sotto alle colonne, però vedo che per quello che è la zona un po' più aperta. Ma faccio avvicinare io Natasha. In questo momento ho comandato a Natasha di anche lei entrare dentro il tempio in una posizione più alta rispetto all'halfling, anche perché l'obiettivo di mandare entrambi per me era: mando lui che è più piccolo e tramite Natasha guardo dall'altro come se fossi un po' una telecamera, posso magari salire su parti delle colonne che non sono cadute per vedere se lui attira l'attenzione. Cioè io ho usato lui come esca, ma non l'ha capito. Una cosa, per coerenza con il resto, le altre volte che lui ha usato Natasha andava in una specie di trance. Sì. E quindi tendenzialmente anche stavolta sì, voi mi state vedendo la bocca per terra con convulsioni. No, non ho delle insomma, non ho degli spasmi. Voi mi vedete effettivamente che sto meditando, ma l'ho cominciato a fare dal momento in cui l'ho trasformato in sì, non è che l'hai trasformato, hai smesso e poi ti sei rimesso, hai utilizzato il fatto sono già qui, così diciamo do l'impressione che mi stia soltanto concentrando in generale, anche perché è un incantesimo su concentrazione. Infatti io sto emulando tra virgolette la concentrazione, ma sto nascondendo il fatto che sto anche comunicando e vedendo sì, tramite gli occhi di Natasha. Natasha si arrampica su uno dei muri, comincia a muoversi appunto tra le macerie. È una cosa molto rapida, è meno di un minuto, ma no, non percepisce movimenti di alcun tipo. Ottimo. All'interno, al massimo leggera polvere di quella proprio vecchia dalle parti più al fondo del tempio, perché comunque è l'unica parte coperta in cui magari un po' di polvere sedimentata, e quando il vento che arriva appunto dalle vostre spalle magari entra un po', la smuove impercettibilmente. Forse magari qualche altro insetto lo percepisci, diciamo, da, se ce l'avesse, dalla acquolina in bocca di Natasha stessa. Arrivato a metà del tempio, dopo aver guardato sotto alle macerie, do un'occhiata verso il fondo senza stare a infilarmi e mi porto di nuovo verso l'uscita, questa volta a dimensione naturale, e gli faccio segno di venire. Ma ci stavamo già avvicinando, perché nel momento in cui io so quando il tuo incantesimo termina, infatti mi alzo, nel momento in cui mi dici che con Natasha ho visto un po' quello che è una zona sicura, e dalla postura che stavo tenendo di concentramento mi alzo e dico: l'incantesimo è finito, sembrerebbe che sia tutto ok, ci avviamo? Okay, io sono già avviata perché so che quando fai così è a posto, posso andare. Perfetto. Quando loro si avvicinano, siccome io ho visto questo ragno che per me era grosso così, si vedeva proprio che interagiva con me. È un bel tarantolone, sì. Ecco, quindi di chi era la schifezza otto zampe? Siamo in mezzo al bosco, ci sono tutti i tipi di creature più schifose e fastidiose che puoi immaginarti. Anche ragni senzienti? Può essere. Quindi voi non avete notato quel ragno? No, Karen, eri piccolo. Quello che mi ha seguito. Gli hai rimpicciolito il cervello anche. Sei stato seguito? No, tecnicamente rimpicciolisce il cervello. Ascolta, ma per una volta quelli intelligenti. Ha detto di essere stato seguito. Qualche cosa mi stava seguendo lì dentro. Lui potrebbe aver visto delle cose che noi non notiamo. Era... Però non è stato attaccato. Fin dove sono entrato non c'era niente di vivo. A parte quella... roba otto zampe. Deve essere un qualche tipo di sentinella. Magari sanno già che siamo arrivati. Comunque siamo in mezzo al bosco, quindi... Stava cercando delle zanzare, forse. Probabile. Io mi guardo intorno per percepire se magari verso il bosco c'è qualcosa, però... Cerchiamo, diamo un'occhiata a questo tempio e capiamo se per caso c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Beh. Occhi aperti. Beh. Allora, io... tecnicamente avrei individuazione del magico. Come ultima azione posso dire proprio ai miei compagni, se proprio vogliamo essere un attimino più tranquilli, posso provare a concentrarmi un attimo e vedere se ci sono delle derivazioni magiche o qualcosa del genere. Tu hai individuazione del bene e del male? Percezione del divino.
E infatti volevo lanciarlo accodandomi a Moloch. Magari facciamo prima un'indagine a occhio, vediamo se c'è qualcosa che non ci torna e poi sì, ci sta. Sì, indagare su due fronti sì. È un'ottima Quando idea. Vedo Moloch che... Lo lanci come rituale? Sì, sì, ma... Perché no, certo. Sennò ci sprechi uno slot. No, lo lancio come rituale. Abbiamo tutto il tempo comunque, quindi rituale sono 10 minuti, se non ricordo male. Quando vedo che Moloch dice e fa questa cosa, mi avvicino, le metto una mano sulla schiena e guardando tutti dico... Io mi accodo a Moloch. Apro i miei sensi e cerco di capire se ci sono celestiali, mondi non morti e, soprattutto, questa è la cosa che mi interessa, se... In questo punto ci sono luoghi o oggetti sacri barra sacrileghi. Grandissimo. Voglio capire se l'altare è sacro, maledetto. Cioè, ragazzi, stiamo praticamente scannerizzando l'area. All'interno del tempio, le parole arcane di Nadar piombano quasi come un tuono. Per poi essere seguite invece da una flebile nenia recitata appunto da Moloch. Dimmi. Anche io vorrei usare individuazione del magico, non rivolto verso il tempio. Ok, riverto verso dove? Da dove siamo entrati. E comunque, cioè, in realtà, tipo, mi sto guardando intorno. Perché quando lui mi dice che sto inventando cose... A lui è convinto che c'è un ragno... Sì, un ragno magico, una roba. Dov'è? È ancora sul muro che gira? Se vuoi farglielo individuare, potrebbe individuarlo nel caso in cui lui guardasse in alto tra le colonne, perché gli ho detto, fai una ragnatela lì, mettiti lì, perché è sempre meglio avere una telecamera dall'alto. A fianco a Karren c'è Sisko, che è rimasto indietro per tenere d'occhio la strada e comunque l'ingresso del tempio. Alla nenia di Moloch si aggiunge anche quella appunto di Karren, distante, come se creassero una sorta di canto quasi tra amanti lontani, perché sentite le stesse parole quasi in sintonia. Nadar non percepisce niente di intrinsecamente malvagio, buono, il ragno neutrale, quindi. Percepisci come quasi rimpianto, ma non per i tuoi poteri, guardando semplicemente le mura. Tu è come se percepissi un certo dispiacere nel vedere un tempio, una fede abbandonata al suo al naturale scorrere del tempo. Quello un po' ti dispiace. Ma non è niente che derivi dai tuoi poteri, solo dalla tua sensibilità. Invece tu lo casti come incantesimo, individuazione del magico. Il tuo sguardo viene rapito appunto dal sole che lentamente, piano piano, si sta avvicinando sempre più a quello che sarà il suo tramonto. Di fianco a te c'è Sisko, l'assistente di Gwenzor. Lui è chiaramente magico. Torna a te però invece non ti sembra di percepire nient'altro. E dopo 10 minuti di rituale, nemmeno a te. Zero proprio, anche nella parte del podio, zero proprio. Zero proprio. Wow, ecco, questa è una cosa che quasi mi inquieta di più dell'aver trovato dei dettagli. Comunico ovviamente a tutti, guardo principalmente Gwenzor, che secondo me ne sa di queste strutture. Ma infatti voglio fare una domanda un po' particolare, perché io come nano ho la... altezza molto bassa. È vero. Lui doveva marcarla sta cosa. Ma non piccolo, così basso. Sono un esperto minatore. Ogni volta che un nano effettua una prova di intelligenza relativa all'origine di una struttura in pietra è considerato avere competenze e aggiunge il doppio del suo bonus di competenza. Però non so se in questo caso io posso usarla per cercare di osservare meglio la struttura e capire se ci possono essere degli accessi a delle cripte a un livello sotterraneo. No, ti permette di dire ah sì, questa qui è pietra che viene dal Kalimshan. Allora guarda, mi muovo attorno all'altare nella zona limitrofa per capire se ci sono, cioè, magari pesto i piedi per terra per capire se per caso c'è qualcosa di sotterraneo, vedo se trovo magari delle lastre che si possono muovere o comunque qualcosa che indichi l'accesso a una struttura sotterranea. Ok, fammi un tiro di indagare. Ci sta. Indaga. E uso l'ispirazione. Ok, tirami 2 di 20, tirami ispirazione con vantaggio. 11 più 5 per il primo. 12 più 5 al secondo. 17. 17. Tu cammini intorno al pulpito, vicino alle statue. Provi a muovere il piede di una statua. Ma con nonchalance, per non dare l'impressione che ah, l'ho capito. Ah, no, non è vero. Forse Nanica sarebbe mosso e avrebbe rivelato un passaggio segreto. Oppure non si sarebbe mosso di 1 millimetro. Perché come costruiamo noi? Certo. Cammini intorno al pulpito, lo guardi, lo accarezzi. Lavorazione non mi piace. Dozzinale. È da dozzinale, proprio si vede che. Lo tocca come tocca una femmina. No. Che cos'è? Con disprezzo. Ma scusa. È un po' più come quando Ron Swanson guarda un lavoro di legno di qualcun altro. Ho immaginato Gwenzor. Non ti sembra di smuovere niente, di
intuire niente, di intravedere niente. Personalmente anche la geometria ti fa un po' schifo, si poteva fare un lavoro estremamente migliore. Chiaramente ci hanno lavorato degli gnomi che credono sempre di sapere tutto loro, ma quando si tratta di lavorare la pietra non capiscono un cazzo e dovrebbero soltanto pensare ai loro aggeggini e fantasie e non alla pietra. Ti hanno fatto Merde. Qualcosa di personale, vero? Piccolo dissing. Ma io non ho percepito niente di pericoloso? Trappole, incantesimi? No, allora tu aggirandoti devo... Sì, so. Così. Un cane da tartufo. Ti ho visto, sa? Guardi, ha un cumulo di sangue. Sì, sì, guardi una panca storta. La raddrizzo. No, potrebbe essere una trappola. Per chi ha lo CD. No, l'unico pericolo che percepisci è sto tempio è diroccato. Potrebbe cadere da un momento all'altro un sasso, un pezzo di tetto, quindi meglio stare attenti, meglio tenere lo sguardo verso l'alto. Devono stare tutti attenti. Già. A proposito, io prendo un po' di ghiaietta per terra e dove ho passato la mano, magari provo a mistificare il fatto che ho passato la mano sull'altare. Ah. Metti che qualcuno... Con della ghiaia? Qui qualcuno... Ci sarà dello schifo per terra, no? È un cazzo di tempio crollato, ci sarà della merda. Sì, ci sono dei calcinacci, sì, comunque. Okay. Allora guardo Vale e gli dico, sì, effettivamente è un tempio noioso come tutti, più di tutti i templi. Che già è un bel punto di partenza comunque. Però io torno da loro, non c'è da stupirsi se il tetto è crollato. Hanno fatto un'opera di costruzione veramente dozzinale, ho usato un legno non adeguato, chiaramente la struttura non era adeguata al posto, perché se devi fare un tempio su una scogliera, non usi questo tipo di... E gli faccio tutta una design del perché... Non è a norma. L'umarello. Gli faccio tutta una design del perché il tempio è crollato, omettendo completamente le informazioni su c'è qualcosa sotto. Sì. No, no, certo. Sembra quasi che siamo nel posto sbagliato, anch'io non ho percepito nulla, Nadar. Il quindi posto... Nessuno di noi ha percepito niente di strano. Il posto è quello giusto. Semplicemente non siamo noi a dover notare cose. Chi deve venire qui, chi stiamo aspettando, probabilmente lo saprà. Facciamo in modo che non risulti la nostra presenza e andiamo fuori da qua. Magari non è un luogo particolare, magari è solo un punto di ritrovo a caso. Andiamo tutti quanti in quel tempio là perché non c'è niente. Se io fossi un malvagio vampiro non li porterei a casa mia. Certo. Tramite la magia, se ci appostiamo non troppo distanti, posso comunque mantenere il controllo. Dovrò meditare, ma posso comunque mantenere il controllo sull'area per percepire se sta cambiando qualcosa. A loro sto sparando a supercazzola, ovviamente. Sto implicitamente dicendo a Natasha di rimanere lì per osservare, così se siamo fuori io comunque il guardo. Il bosco non è tanto distante. No, infatti. Quindi volendo vi potete appostare lì e tu, molto limite, ma riesci ancora, diciamo, a poter parlare con Natasha. Al massimo Natasha deve uscire un po', avvicinarsi a te e poi ritornare nel tempio. Copriamo le nostre tarce e appostiamoci fuori e qualcosa succederà. Io non vi nascondo che mi rendo conto che questa sia probabilmente la nostra unica opzione, ma mi sto mangiando le mani di non aver trovato niente. Avevamo il vantaggio del giorno, della luce, e non lo stiamo sfruttando. Ma forse è proprio questo il problema, sei Manfred. Oh Manfred, proprio questo il problema. Ma forse è proprio questo il problema, Nadar. Cioè, il problema è proprio che è giorno. Sono vampiri, ora non voglio tirare fuori uno stereotipo, però magari semplicemente escono fuori o... Sono razzista, ma... Non sono razzista, ma... Però magari manifestano la loro presenza o dei passaggi soltanto con la luce della luna. Aspettiamo. Avevamo un'occasione e siamo costretti a sprecarla, è questo che dico. È questo che non mi va giù. Abbiamo ancora qualche ora, Nadar. Metto una mano dietro le spalle di Nadar. Sto approcciando in maniera un po' diversa. Una missione è fallita soltanto alla fine. Adesso non essere negativo. E gli faccio tipo delle carezzine dietro la schiena. Vedrai che questa notte andrà meglio, scopriremo qualcosa di più. Lo voglio calmare. Mi ammutolisco, sono deluso da me stesso. In questo tempo che ci rimane, per scrupolo, abbiamo una corda. Sì, dovremmo. Sì, ce l'ho io. Ti va di calarti giù per la scogliera? Hai visto le mie mani idratate? Allora, sai come ci si cala giù da un posto? No! Ti legano alla legano vita. In vita. Nella grande crepa, ogni tanto c'è da fare dei lavori di ristrutturazione delle pareti. Io ti leggo in vita, ti calo, tu non abbiamo fai... lo scout. Peso il doppio di te. Ha ragione.
Abbiamo l'uomo buffo! Ma tu non devi fare niente se non tenere aperti i tuoi occhini e controllare che non ci sia qualche strana apertura nella parete di roccia. Oh, dai, Karen, non ti hanno mai legato prima? Non giù da una scogliera! E quando... No, quando... anche giù da una scogliera. Oh! Ah. Però non così! Nel senso, avevo anche una benda sulla bocca. Non voglio sapere. Come facevi ad avvertire i tuoi amici se vedevi un pericolo? Non c'era nessun pericolo, tesoro. Può avere senso, visto che tempo ne abbiamo, a meno che non abbiate idee migliori. Oh, scusa, tu non hai qualche marchingegno o invenzione delle tue in grado di esplorare un'area del genere? Puoi crearlo? No, è nulla di così specifico. Tu ce l'hai qualcosa che ci permette di esplorare? Forse. Esplorare l'intera scogliera per cercare di capire se ci sono delle piccole fessure o delle zone anche solo nascoste potrebbe richiedermi veramente tanto tempo, tempo che dovrei togliere all'attenzione sul tempio. No, hai ragione. Tempo che non abbiamo. Io li ho visti, no? Che loro due che svolazzavano quando abbiamo fatto la scena dell'inseguimento, mi ricordo. Riusiamo quel trucchetto lì? L'energia arcana è da dosare con attenzione. Non vorrei che poi Yablocco avesse bisogno di qualcosa di quel livello di potenza e ne fosse sprovvista. L'alternativa è rimanere qui, non fare niente e rischiare di sprecare un'occasione. E come la vedo io, dovremmo continuare a usare il tempo a nostra disposizione per provare e riprovare. Alzo le mani. Come volete, ragazzi? Ci penso. Il mio pensare, meta, è un fammi controllare quanto tempo posso volare perché non mi ricordo. Un'azione concentrazione fino a 10 minuti. 10 minuti è un buon tempo. Posso permettermi un suggerimento per te che è un'intuizione che Moloko avrebbe? Sì. Natasha è lì per quello. Ah, ma certo, abbiamo un ragno. Sì. Ma non lo però, sappiamo. Puoi provare. Qui ti do io un'intuizione. Puoi sempre mentirgli. Sì, ho un incantesimo di divinazione. Ma l'ho fatto. Gli ho detto che potrei farlo. Ma il tempo. La cosa che mi porta a dire: no, aspetta, forse non è il caso. È che comunque per portare Natasha là, comandarle, vai alla scogliera. A parte che è un ragno, cioè ci mette tanto ad esplorare. Aspetta, quello che vorrebbe lui è esaminare il crepaccio, non fino a fondo della scogliera. Ok, pensavo che semplicemente sarebbe stato troppo impegnativo e mi avrebbe troppo tempo. Ci metteresti, credo, un'oretta. Cioè, al tramonto mancano 2 ore. Sì. E a mezzanotte ne mancano tipo 5-6. Sì. Quindi avete il tempo. Avete ragione tutti. Facciamo come suggerisce Nadar, ma eviterei di sfruttare un incantesimo che rischia di togliermi troppa magia nel caso in cui dovessimo fare uno scontro. Quindi proverò ad utilizzare un'altra abilità, un altro incantesimo. Mi ci vorrà soltanto un po' di tempo. Sei tu l'esperta, Moloko. Ci rimettiamo a quello che credi essere meglio. Io cercherò di indagare in particolare nella zona che hai descritto, quindi verso il crepaccio. Appostiamoci da qualche parte e datemi la possibilità di concentrarmi un minimo. Avventurieri, lo sapevate che InTale si appoggia a Patreon? Ecco, io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi. Volete sostenere InTale in tutti i progetti che portiamo avanti da ormai anni, millenni e tantissimo, eh? Dai! Volete supportarci per quanto riguarda tutta la creazione di contenuti che vi portiamo giornalmente, mensilmente, live, video, campagne e tutto il resto? Potete farlo tramite la piattaforma Patreon. Sì, ma che cosa ci abbiamo in cambio? Abbonandovi a Patreon potrete innanzitutto vedere video in anteprima, avrete la possibilità di ascoltare dei podcast solo per voi, poi avrete l'incredibile possibilità di giocare insieme a noi, sì, quelli che giocano ai GDR, e tante altre novità in arrivo appunto sia sui nostri canali che su Patreon. Quindi seguite il link in descrizione o scritto qua sopra o forse qua di lato, non lo so. È qua. Ah, è qua? Ok, è qua. E supportateci. Magari lo rifaccio, lo rifaccio. Qui, sui miei incredibili pettorali, per... Addominali. Non mi far ridere, Roberto. Il link è questo qua sui miei pettorali / addominali e lo trovate anche in descrizione. Cliccateci sopra per iscrivervi al nostro Patreon e supportarci in tutti i nostri progetti. Vi lascio al video? Ciao. E niente, io vi saluto e vado a capire cos'è sto Patreon perché io ancora non ho capito.
Mentre Moloch, a gambe incrociate, si mette sul bordo del crepaccio che si affaccia su Westgate, Nadar gli si piazza di fianco a braccia incrociate a vegliare su di lei, mentre Moloch, a occhi socchiusi, si concentra su non sai precisamente che incantesimo, forse appunto di divinazione, di veggenza. In realtà tu percepisci che Natasha sta zampettando fino al bordo del crepaccio, sai esattamente che cosa deve fare. È quasi romantica la scena, perché ormai il cielo si è tinto di arancione, mentre il sole piano piano si sta avvicinando a quello che è il tramonto. Nel frattempo invece Gwenzor, Momo, Karren e Val si avviano verso il bosco, oltrepassando appunto lo spiazzo di fronte al tempio. Non vi mettete a fare un falò per evitare di attirare l'attenzione, sembra un'idea da scemi. Sì, 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 sì. Però appunto fate in modo che siate abbastanza nascosti dalla radura, ma comunque avere sempre un occhio sul tempio, sull'ingresso del tempio. Io vado un attimo da Val. Sì? E tiro fuori dalla mia borsa conservante l'arco su cui Gwenzor ha lavorato tutta la mattina. Ah. Vedi che è il tuo arco, su cui però sono state messe delle applicazioni metalliche per rafforzare i flettenti. E sul teniere è stata applicata una sorta di dinamo, okay, che è collegata con un filo alla corda. Vari altri accrocchi che tu non capisci, tipo pesi davanti e simili, per cui è un aspetto molto più costruito e strutturato rispetto a quello che avevi. Okay. Gwenzor te lo soppesa tra le mani, fa: non ha avuto molto tempo per fare un bel lavoro, però dovrebbe funzionare. Prende l'arco, punta verso un albero, tende e vedi che il filo è unito alla corda e fa tipo zzzz, per cui attiva questa dinamo e comincia a girare. Fa... Oh. Non ha incoccato nessuna freccia, ma quando lascia la forza cinetica fa scattare un dardo arancione che pss, e si perde in mezzo al bosco perché mirava un albero che non ha preso. E la prima cosa che penso è: senza frecce? Sì. Fuori di testa. Sì, sì, sì. Molto, questo è un accrocchio che ho montato su balestra per lo più. Ho provato anche a farlo su un arco e funziona. Devi farci un po' la mano. Se hai bisogno di metterci una freccia puoi ancora farlo, ma adesso è diventato un orpello abbastanza superfluo per quello che devi fare. Wow, è un arco della Nerf Gun. È vero. Ma anche meglio, perché non devi ricaricare, non devi cercare il cosino. Il tampax. Prova. Bellissimo, mai avuto niente di questo pregio. So, quindi so. A te non sembra un gran lavoro, ma a me sì. Perché non te lo puoi permettere. È vero. Grazie, Gwenzor. Immediatamente, incocco subito l'aria praticamente, no? È un'idea strana, ma mi viene quasi naturale. Lo provo e in lontananza vedo questa, in realtà è strano perché vedo questa specie di freccia arancione che però svanisce appena colpisce l'albero su cui ho testato. Nel momento testato. In cui tendi la corda ti senti quasi una sorta di microscarica elettrica. Non capisci se è l'eccitazione o l'effetto dell'arco stesso, che quasi ti intirizzisce la barba. Cercando di fare meno rumore possibile, perché comunque potrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro, ho una specie di nuovo giocattolo e devo impratichirmi. Beh, volendo puoi andare a caccia o farti semplicemente un giro. Sì, sì. La usi così, esploro la zona circostante. Lo faccio, esatto. Okay. Sparo tutti i cinghiali a caccia. No, vabbè, stai farmando, praticamente. Non lo farei mai. Visto che Val va a caccia, a me piace andare a caccia. Beh, con Val? Sì. Sì, se vuoi, volentieri. Sì, cioè sono curiosa di vedere come usa l'arco, come si muove e... Val, hai mai cacciato? Cacci? Sì, assolutamente. Il meno possibile, in realtà, non amo togliere la vita a qualsiasi animale, anche se per nutrimento. Però l'ho fatto più volte, sì. Posso venire con te? Certo. Però ti osservo. Voglio vedere come fai. Voglio vedere come usi quell'arco. Va bene. E se vuoi posso darti anche qualche indicazione su a cosa stare attenti mentre si caccia. Non penso mi servirà, però ti ascolterò. Va bene, fammi allora un tiro su sopravvivenza, che sancirà come ti sei mosso, come... La merda. Che impressione dai appunto a Momo. Va bene, è un 10 più 5. Ok, tornerò da voi. Finito il nostro discorso, mi riavvio lungo il sentiero, pensando di tornare verso il tempio. Prima che Gwenzor se ne torni indietro, io stavo guardando nello zaino e poi mi metto a guardare tipo le radici degli alberi. Mm-hmm. Inizio a guardare sopra, perché a me quella roba... Cioè io son convinto che quello lì fosse tipo qualcuno che ha mandato un ragno a spiarci. Mm-hmm. Chiaro. Ok? Un vampiro. Sì, che sì, tipo cattivi nemici, visto che comunque ci siamo mossi per la città e abbiamo già fatto un po' di casino. Mm-hmm. Metti che qualcuno è sulle nostre tracce, Gwenzor mi vede che guardo tipo sugli alberi. Esattamente cosa stai cercando?
È presente prima quando mi ha rimpicciolito la... Sì, la... ti sei spaventato perché hai visto un ragno. Sì, quel ragno mi stava seguendo. Tu non hai visto dei ragni? Siamo in un bosco, Karen. Ciò che siamo in un bosco, cazzo. L'ho traumatizzato. Ok. Capisco. No, non capisci. Il ragno ha fatto un passo indietro quando mi sono avvicinato e ha continuato a seguirmi quando mi sono mosso nell'altra parte. Non stiamo parlando di un ragno che fa le ragnatele, mangia le mosche. Stiamo parlando di qualcuno che ha mandato qualcosa. Intanto sei tu che non capisci. Ho afferrato il prima di tutto. Ho afferrato il concetto, ma cercare un ragno in un bosco è come cercare un ragno in un bosco. Hai idea di quanti animali ci sono qua dentro? Come speri di trovare proprio quel ragno lì? Più probabile che stia tenendo d'occhio invece i nostri compari che sono vicini al tempio. Oppure si è sgattaiato via per riportare al suo padrone qualunque cosa abbia visto. Creature magiche di questo genere, non è che non ti credo, anzi è possibile. Cerchiamo almeno di tenere gli occhi aperti per qualcosa di più grosso, qualcosa che potrebbe controllarlo questo ragno. Sì, va bene, vado a... Io vado a vedere come stanno... Vampiri e ragni. Mi stanno chiamando. Io vado a vedere come stanno gli altri vicino alla scogliera. Tu tieni d'occhio per vedere se ci sono dei vampiri nel bosco. Io sono convinto di averlo convinto, ok? Sì. Quindi poi tipo... Gwenzor si allontana, dandogli le spalle, facendo... E tu ti ritrovi da solo, in quel piccolo spiazzo nascosto nel bosco. Guardi intorno, quando senti a un certo punto una voce. Era da tempo che non sentivo questo odore, mi dà profondamente fastidio. È una voce che non hai mai sentito. Il che è strano. Cioè, eri... alzi lo sguardo dal tuo zaino e vedi di fronte a te una figura. È un uomo dalla pelle chiara, ma leggermente imbrunita e olivastra. Dei lunghi capelli lisci e rossi, che è appoggiato appunto a un albero non distante da te, che si sta guardando le mani a occhi chiusi. E tu dici, da dove cazzo salta fuori questo? Apre gli occhi su di te, guardandoti, e due occhi ambrati, vivi, ti guardano. È un uomo... È un uomo? È un uomo, molto bello. A te non dà fastidio questa puzza? Nadar e Moloko sono sulla scogliera. Natasha sta continuando il suo giro e ha cominciato a fare la sua ricognizione da 10 minuti. Per io ora... ogni tanto entro nella sua mente, cioè nella sua coscienza per vedere con i suoi occhi e ogni tanto torno nella realtà per vedere se Nadar mi dice qualcosa. Volevo giusto appunto dire a Nadar, dall'anno scorso mi sembri diventato molto più negativo. Trovi? Sì. Cosa ti è successo? Non lo so nemmeno io. Forse il peso della responsabilità si è fatto ancora più grosso. Forse adesso non devo badare solo a me stesso, devo badare anche ad altre persone. E molte persone si aspettano che io riesca nei miei compiti. Questo mi mette pressione. Ma mi dà anche la possibilità di dimostrare il mio valore. E quindi questo è il mio destino, ne sono sicuro. Destino. Se non crediamo nel destino, se non crediamo di avere uno scopo, allora in cosa crediamo? In noi stessi. È l'unica cosa in cui possiamo credere. Tutto il resto è fuori dal nostro controllo. Può diventarlo, ma tutto ciò che ti circonda è tutta una variabile. Nel momento in cui ne prendi atto, capisci che la negatività o l'ansia non hanno senso di esistere. Alla fine, a tutto può esserci una soluzione. No, vedi, Moloko, io non sono preoccupato per il fallimento. Io sono preoccupato per l'incolumità delle altre persone. Sono sicuro che tutti noi abbiamo le capacità per portare a termine la nostra missione. È il come che mi preoccupa. Io non voglio che nessuno di voi si faccia male. E soprattutto, continuo a chiedermi ancora e ancora e ancora se quello che sto facendo, che tutti stiamo facendo, sia la cosa giusta. Pensi ci sia di più oltre a quello che abbiamo scoperto? Io so che c'è di più. Tipo? Io so
è diverso dal io presumo. Vuol dire che è un'informazione in più. Che non siamo niente. Niente noi. Rispetto a... Mi guardo intorno, visto che ci troviamo comunque in un luogo sacro, per quanto deturpato dal passare del tempo. Ci sono forze che a malapena comprendiamo. Ah, è quel so di più. Sì. Alzo un po' gli occhi, proprio tipo che palle. Nel mentre che comincia a sparare tutte queste cose religiose, mi riconcentro un attimino su Natasha. Pur di non sentirmi. Sì, sì, cioè. Però non percepisco niente. Per ora no. Tornando a Karren. Yes. Tu vedi quest'uomo che si sta guardando le dita e sposta lo sguardo su di te. Chi ti ha invitato a te? Di certo non chi era di casa qua. Non è mai stato particolarmente simpatico nei miei confronti. Ho il piacere di parlare con... Se non l'hai capito, c'è già un problema. Non sono solito venire qui. Quindi apri le orecchie, per favore. Hai un buon talento, indubbiamente. Che ne dici la prossima volta di impegnarlo meno da buffone? Ti sei mai chiesto il tuo potere da dove derivi? Si fa un po' più serio. Credi di avere sangue draconico nelle tue vene? Credi che Mistra, figurati se lei si disturba, a sfiorare qualcuno con la sua magia? Credi che la trama abbia scelto te? No. Perché in quel momento? Hai ricevuto un grande potere. Che fosse parte del disegno astrale, oppure no, ora è tuo. E mi aspetto che tu lo adoperi nella maniera migliore. Deglutisce con un po' di... insomma... Se ha capito dove sta andando a parare tutta questa cosa, ed è solo. Fuoco scorre dentro di te, mi aspetto che tu ne comprenda lo scopo. Ci sto provando da quando questo fuoco scorre nelle mie vene. No. Tu non stai cercando di comprendere il tuo scopo, soltanto di non venire schiacciato dal mezzo, Karren. Sei sulla strada giusta, ma il fuoco, e si avvicina di te di qualche passo, con grande rilassatezza. Il fuoco non è soltanto distruzione. Il fuoco è vita. Il fuoco è un grande equilibrio. È morte e rinascita. Epurazione e generazione. È caos e ordine, e tu devi essere in grado di portare ordine grazie al tuo caos, portare vita portando morte, portare rigenerazione dopo la distruzione. Semplicemente utilizzare i tuoi doni per la prossima moneta d'oro che ti passa per le mani, per il tuo tornaconto, la tua vanità e per obnubilare il tuo senso di colpa, è sprecare il dono che ti è stato fatto, che tu lo volessi o no. Quindi dopo... 20 anni più o meno, no? Chi li conta? Il concetto di tempo è un qualcosa che avete inventato voi mortali, non è un qualcosa che riguarda me. Quindi dopo tutto questo tempo in cui io sto cercando di sopravvivere, perché come hai visto questo mondo non è esattamente il posto più facile in cui vivere, soprattutto se sei più basso della media degli altri esseri viventi, in cui sono stato cacciato da quella che era la mia casa, esattamente che cosa mi stai chiedendo? Di non cercare di sopravvivere? No. Parla chiaro allora. Questa che tu stai intraprendendo è una missione, che ti piaccia o no. Il potere che ti scorre tra le dita ce l'hai per un motivo. Forse non eri tu che dovevi riceverlo, cose che capitano, ma adesso ce l'hai, quindi fanne buon uso. Quindi dovrei fare come il Dragonide e diventare il protettore dei deboli? Per carità, non ti dico di fare così tanto. Paladini e Bahamut sono noiosi. Noi. Noi siamo autorevoli, è un altro discorso. Se avrai altre domande, e se non seguirai il sentiero giusto, cerca la fiamma. Troverai qualcun altro che ti potrà dare le risposte. Abbi pazienza, ma stare nei pressi del tempio di quello scemo mi dà molto fastidio. Io prendo congedo. A presto. Uno schiocco di dita e un rapidissimo tornado di fiamme lo avvolge e sparisce in un istante. E solo quando le fiamme si estinguono ti rendi conto uditivamente di una cosa. Ritorni a sentire il cinguettio degli uccelli, il fruscio del vento tra le foglie,
mentre prima era silenzio assoluto. Peso. Smette di cercare come stava facendo prima, sai, in giro per gli alberi, passa tutto un po' in secondo piano. Per la prima volta da un po' di tempo, invece di continuare a lasciare che le cose che gli succedono intorno agiscano da palliativo per tutto quello che è dentro alla sua testa e che ha smesso di chiedersi da un po', perché gli fa più comodo così, si siede in silenzio e pensa. A fianco allo zaino, senza cercare di parlare per spegnere le voci nella testa e tutti i pensieri. Rimane a pensare e nella testa sta congiurando l'immagine di una fiamma. Val ti stupisce, Momo. Oh. Si muove bene, è agile, rapido, sa nascondersi nel modo giusto, sa seguire le tracce nel modo giusto e avvicinarsi alla sua preda senza che la preda lo noti. Tu sei un'abile cacciatrice, lo hai fatto per tutta la tua vita sin da quando tua madre ti ha insegnato a camminare. Tu invece ti muovi non impressionante, non per impressionare. Non per impressionare, no. Tu sei lì perché ha giocattolo nuovo. Sì. No, tra l'altro una nota è che ha un giocattolo nuovo, un giocattolo che io non uso di solito perché appunto preferisco lo scontro ravvicinato all'uso dell'arco. Solo di recente mi sono avvicinato a quest'idea di usare tutto quello di cui posso disporre e di nuovo sempre nel discorso del destino mi arriva questo assist di Gwenzor che mi dà questo dono assurdo e quindi anche mentre scocco penso anche a questa coincidenza che forse non è una coincidenza, penso che forse sono sulla strada giusta involontariamente. Ti muovi per cacciare ma non cacci effettivamente, giusto? Non, cerco di non uccidere di sicuro. Tanto esatto. Non possiamo cucinare niente. No, infatti. Tu vedi appunto magari che tipo sta per sparare a un cervo e capisci che lo manca per intenzione, proprio per quello che ti ha detto prima. Se avesse voluto, l'avrebbe preso. Cioè, praticamente stai a fare bird watching. Sì. Praticamente sì. In realtà sì, Pineta. E intanto allenamento al tiro, praticamente, perché devo... Dopo una buona mezz'oretta, tre quarti d'ora di caccia, vi ricongiungete ridiretti appunto verso lo spiazzo. Sei bravo, non prendi dalla natura ciò che non ti serve e per questo ti rispetto. Cioè, nel senso, ti rispettavo anche prima, sei un abile combattente. Ora però credo che potremmo fare grandi cose insieme. Grazie, grazie Momo. E se posso permettermi, sappi che non tutti sarebbero riusciti a starmi dietro, in realtà. E invece hai tenuto il passo bene, quindi anche tu sei brava. Grazie. Dove cammino di solito c'è il ghiaccio, quindi è anche peggio. Terreno accidentato, certo. Tecnicamente ha ragione, nel senso è terreno accidentato. Natasha finisce di fare il suo giro dopo quasi un'oretta, nemmeno. Arriva e dice, non ho notato niente di particolare, qualche avvallamento, qualche insenatura, forma di zoccolo di gnu, ma al di là di quello non mi pare di avere visto passaggi o segni artificiali, tipo umani. Tant'è che appunto Natasha, senza farsi vedere da Nadar, ti risale dentro la manica della giacca, nascondendosi. Chiedo solo una cosa. Dimmi. Mentre Moloko è concentrata, Nadar vorrebbe buttare un occhio su di lei per vedere se indossa l'anello. Oh. Sì, lo indossa. Giacomino si sposa. Certo che lo indossa. Da quando me l'hai dato non l'ho mai tolto. Piccolo smirk e guardando la mia mano, ce l'ho anch'io addosso e mi rimetto a tranquillo. Perfetto. Siamo praticamente sposati. Nell'arco di un'oretta, appunto, Gwenzor si è avvicinato a voi. Senza disturbare, voi siete tornati da Karren, lo vedete stranamente serio e concentrato, ma ok, magari ha fame. Assolutamente. Vi riunite tutti e cosa volete fare? Volete aspettare lì da nascosti per vedere se si avvicina qualcuno? Volete appostarvi? Ditemelo off game. Volevo chiedere a Gwenzor se ha qualcosa di infiammabile. Non lo so. Non lo so, me lo deve dire il Master. Cioè, da mio di equipaggiamento non ho niente di strano. Però hai una busta di polvere nera, perché è meglio averla e non usarla che averne bisogno e non averla. Ok, non è una roba magica la cosa di polvere nera. No. Quindi è polvere nera. Se per caso la mettessi sotto quella mega pila di macerie e metti caso che qualcosa succede e avessimo bisogno di un po' più di potenza di fuoco, potrei lanciare una palla di fuoco lì sopra e fare esplodere. Sì, mi piace. Baldur's Gate 3 sta rovinando il giocatore di mezzo mondo. Sì, puoi farlo. Ok.
L'idea base è che, cioè, non siamo qui soltanto per uccidere un cattivone a caso e quindi piantargli una freccia in testa appena lo vediamo a vista, ma anche di capire bene che cosa sta succedendo e se quello che accade qui finisce qui o se c'è qualcosa di più grosso dietro. E quindi per fare questa cosa non ci si può appostare dentro. Dentro è un'imboscata. Loro entrano, muoiono, finita la trama. Invece quello che interessa a Valle è capire se c'è altro, quindi prima spiare, mm-hmm. se possibile, e mm-hmm. poi muoversi. E quindi l'unica opzione è fuori. Sì, non anche secondo me. Vedo proprio altri scenari. Mm-hmm. Io ho una domanda. Se questo invito che è stato fatto è stato rivolto dalla banda della Fogna, è stato fatto anche ad altre bande, magari stasera ci possiamo aspettare che arrivi anche qualcun altro in attesa di un lavoro. Vogliamo mischiarci loro? Nel caso, è un'opzione che volete considerare? Non lo so se è tatticamente una scemenza. Non c'è da fidarsi di questo genere di persone. Mi sono fatto buttare fuori due volte. No, ma tipo incappucciati, immagino che non si parleranno tra loro. Ci sarà sì, qualcuno che deve la dare... scena. Facciamo che lo stiamo dicendo in carattere. E okay. Io, guardando anche Valle e Nadar, dico, noi abbiamo già interagito con alcuni di questi scagnozzi o mercenari criminali, come vogliamo chiamarli. Sì. Non erano... vestiti in maniera troppo particolare che io ricordi. Forse potremmo passare da... Sì, ma ti ricordo che non c'è minimamente da fidarsi di questo genere di persone. No, cioè, certo. Ci vedrebbero comunque come concorrenza. Però siamo in possesso dell'enigma che loro avevano come prova per arrivare qui al Tempio. Vero. Questo potrebbe farci sembrare parte dei gruppi che magari sì, arriveranno. Sì, esatto. Se arriva gente qua è perché hanno decifrato l'enigma che hanno dato anche a voi e quindi gente che si aspetta di trovare il committente che gli darà il lavoro. Queste persone hanno rapito qualcuno di cui io ho un grande rispetto e alla cui vita tengo molto. E come dice giustamente Val, hanno piani, ordiscono piani perché possono potenzialmente coinvolgere tutto il Dragomare. Dobbiamo capire cosa sta succedendo prima di buttarci a testa. Proviamo a spiarli da lontano prima che di spiarli da vicino, perché potrebbe saltare la nostra copertura. Senza offesa, ma non siamo degli investigatori privati. Ah, figurati. Sì, sì. Aspettate con ansia la mezzanotte. Il calare delle tenebre per voi è un momento che sembra interminabile. Quando a un certo punto sentite un lontano bisbigliare, in realtà un lontano parlottare, e un camminare. E vedete quattro figure salire dallo stesso sentiero che avete percorso voi. Fatemi tutti per favore un tiro di intuizione. Intuizione. 18. 17 più 1, 18. 15 più 5, 20. 7 totale, 5 più 2. 11 più 1, 12. 3 più 4, ciao. Ok, tutti tranne Gwenzor e Moloko capite che non sono venuti insieme. Non fanno parte di un gruppo. Lo capite da come si muovono, da come si guardano tra di loro. Capite che magari alcuni tra di loro si conoscono, ma non sono lì insieme. Mm-hmm. Sono solo diretti nello stesso posto e lo sanno vicendevolmente. Alla stessa ora lo sanno, certo. E lentamente appunto si stanno avvicinando verso il tempio. Io vi guardo per vedere se qualcuno vuole fare qualcosa, vuole dire qualcosa. Sono quattro, hai detto? Mm-hmm. Ok. No. Possiamo vivere un momentino di roleplay di pochi secondi in cui ci guardiamo e diciamo, sta arrivando qualcuno. Sì, certo, no. È sguerpo. No, nel senso... L'ho visto, cioè. Sta arrivando qualcuno, hai proprio ragione. Nel senso, se vuoi mandare qualcuno adesso in mezzo a loro, c'è da farlo adesso, altrimenti da decidere che nessuno di noi va sotto copertura. Io non sono brava in queste cose. Bella decisione. Se qualcuno può andare sotto copertura, sono io. Sei l'unico, assolutamente. Quindi va Karren? Sì. Ok. Bravo Simone, ispirazione. Bravo patato. Bello. Ok, Karren si sistema. Lo vedete? Non faccio storie. Nel momento in cui lei dice se qualcuno deve andare adesso, lo zaino lo lascio lì. E vado. E a te fa strano. Sì, molto, assolutamente. Perché lo conosci da abbastanza tempo. Certo. E anche nelle situazioni di maggiore pericolo, comunque un istante per fare il cretino... Avrebbe detto una cazzata prima di andare via. Una singola cazzata, ma l'avrebbe questo detta. Questo ti stranisce un attimo. Karren sbuca fuori dal bosco, non esattamente da dove siete voi. Fa un giro un po' più largo per avvicinarsi ai quattro. Tu percepisci sguardi tipo, questo chi cazzo è? Da parte degli altri. Ma nessuno fa domande. Mm-hmm. E comunque...
tu li guardi, il tuo sguardo serio, li affianchi a loro, dicono ok. Nessuno ti fa domande, nessuno ti parla, come tra di loro nessuno praticamente si è rivolto chissà che parole tranne un ah, ci sei anche tu. Tu segui il loro camminare, capisci anche dalla loro incertezza nel muoversi che non sono sicuri di quando si dovrebbero fermare. Però loro camminano, camminano, entrano nel tempio e nessuno però ha particolare voglia di andare oltre la prima colonna. Si guardano intorno. Uno ti guarda. Ma quanto manca? Cioè, non dovrebbe essere già qua. Se quello che abbiamo capito è giusto, dovrebbe essere già qui. Signori! Una voce riverbera tra le pareti. Abbastanza che lo sentiamo anche noi da lontano. Sentite un certo vociare. Magari dovete tendere leggermente le orecchie per poterla sentire bene. Sì. Grazie per aver accettato il mio invito. Tu ti guardi intorno, non capisci da dove proviene. Guardi a destra, guardi a sinistra, guardi il pulpito, guardi il centro della stanza, sbatti gli occhi e proprio non c'era, c'è. E la stessa cosa vale per me. Infatti. E compare di fronte a voi Cordak Beckner, l'uomo che voi avete visto. Sono veramente soddisfatto della vostra puntualità. Vi ringrazio di essere venuti qui. Sarete ben ricompensati. Ognuno di voi è in qui rappresentanza, immagino, di un gruppo, giusto? Sì, i miei sono rimasti da... Non mi interessa. Non sono qui per ascoltare le vostre chiacchiere. Sono qui per pagarvi profumatamente, più di quanto voi possiate immaginare, in cambio di cieca fedeltà, tempestività e competenza. E mi auguro che ognuno di voi ne abbia. In fondo, non prometto quattro spicci. Vi prometto così tanto oro che non ne avrete mai più bisogno. Ora, e dalla cima del cumulo di macerie, al centro del tempio, con grazia scende, avvicinandosi ai quattro furfanti, tirando fuori delle buste, quattro pergamene. Questi sono i vostri incarichi. Mi auguro che siate competenti in tutto questo. Passa da uno, e da uno, passa dall'altro, e dall'altro, passa dall'altro, da dall'altro. Arriva Karan. Mi dispiace, per te dovremo... Tu eri al ballo. Rimango serio. Ballo. Ti afferra per la gola. Cazzo. E ti tira in alto. Mi credi così stupido? E mentre dice stupido, vedi i suoi canini. E comincia a stringere. Signori, se volete agire, questo... Noi lo vediamo. Sì. No, non volevo bloccare la narrativa, però... Io volevo vederlo morire. Ma...